Ehi, ciao, ho visto il video che hai fatto sul tuo kit di sopravvivenza e devo dire che sono rimasto un po' impressionato. Mi spiace, però ti devo proprio dire che quel kit lì fatto così non va bene. Vuoi sapere perché? Adesso te lo spiego. Ok? Nessuno se ne abbia male, l'introduzione era assolutamente una finta per cercare di attirare un po' l'attenzione. Quello di cui vi vorrei parlare oggi è di come è fatto un brutto kit di sopravvivenza. Allora, come si riconosce un brutto kit di sopravvivenza? Fondamentalmente da due cose: oggetti messi dentro senza le giuste motivazioni, o oggetti le cui motivazioni addirittura possono essere dannose rispetto a quello che ci prefiggiamo di fare. Il kit da pesca, quello con gli ami, la lenza, i piombini, eccetera, eccetera. Fili d'ottone per andare a fare le trappole per catturare gli scoiattoli, fionde con cui andare a caccia di non si sa bene cosa, i petardi per allontanare gli animali. I manualetti, quelli fatti con un foglio solo, quattro paginette fotocopiate, dove in teoria dovrebbe esserci tutto quello che vi serve per sopravvivere. Il primo è il kit per cucire, ago e filo, che in teoria dovrebbe andare a sistemare le suture. Abbandonate questo concetto prima ancora di cominciare, non esiste una cosa di questo genere, a meno che non siate personale medico. In generale poi le altre cose sono addirittura messe o senza un perché, o perché le ho viste su un altro video e mi piacevano un sacco e allora ho deciso di mettercele anch'io, oppure sono oggetti che sono da soli insufficienti a svolgere una loro funzione. Metto l'acciarino, ma non metto un'esca che vada a prendere le scintille per cominciare a trasformarle in fiamma, oppure i fiammiferi senza la striscia su cui andare a grattarli, per cui non va bene la carta vetrata, serve proprio la loro striscia, altrimenti la reazione chimica tra la testa del fiammifero e la striscia non avviene, il fiammifero non si accenderà mai. La carta stagnola con cui uno dovrebbe farsi una specie di tazza per bollire l'acqua, a quel punto portati una tazza, oppure oggetti di cancelleria varia e cose dalla dubbia utilità. Andiamo a prendere adesso in esame, ad esempio, un kit commerciale. Allora, abbiamo dentro alcuni oggetti che sono un po', come dire, prima di tutto la sega a filo, quella da comando. Allora, l'abbiamo provata tutti e tendenzialmente a tutti è successa una certa cosa. La si usa per 5 minuti, si scalda un sacco e poi si spezza. Una pallina di cotone idrofilo da fare da esca in questo kit, anche se ci mettono a disposizione 10 fiammiferi e un acciarino che in teoria è programmato per renderci disponibile 1500 accensioni. Anche qui abbiamo il kit da pesca, anche qui abbiamo il filo d'ottone che in teoria dovrebbe servirci per fare delle trappole, un fantastico cordino d'emergenza, che non è un cordino normale, è un cordino d'emergenza. Sono ben 3 metri, potete fare ovviamente di tutto con 3 metri di cordino d'emergenza. C'è il manualino anche ovviamente di sopravvivenza, quello piccolino che ecco, anche quello lì sicuramente ci sarà utilissimo. Allora, tutti questi oggetti qui sono di per sé poco utili, non sono assolutamente fondamentali e possono essere sostituiti con cose migliori. Ora, a cosa dovremmo pensare quando proviamo a mettere insieme un kit di sopravvivenza? Ci sono tre caratteristiche fondamentali che ogni kit deve avere. Il primo è il contesto in cui quel kit verrà utilizzato. Noi facciamo parte del contesto, il fatto che siamo in montagna o al mare fa parte del contesto, il fatto che sia estate o inverno fa parte del contesto. Non esiste un kit universale che può andare bene per tutte quante le situazioni, quindi se possiamo renderlo specifico, meglio, quindi chiarirsi il contesto in cui lo utilizzeremo. Seconda cosa saranno le necessità e le difficoltà che avremo mentre saremo in quel contesto, quindi ovviamente essere dispersi in mare ci porta ad avere delle necessità e essere invece intrappolati da qualche parte in montagna delle difficoltà completamente diverse. Poi è vero, ci possono essere delle cose in comune, però perché perdere la possibilità di rendere specifico e quindi più utile il nostro kit, specie se ci dobbiamo basare sopra la nostra vita?
La terza cosa è che, dato quell'obiettivo e le difficoltà che abbiamo, dobbiamo avere uno scopo che non è semplicemente generico sopravvivere, ma fare quella cosa particolare che in quello scenario, in quella situazione, ci porta a tornare a casa sani e salvi. Altra cosa fondamentale e che effettivamente accomuna tutti i vari tipi di kit è la teoria di base della sopravvivenza, una per tutti, la regola del 3. Quindi quanto si riesce a sopravvivere nelle varie situazioni a seconda di quello che abbiamo, quello che non abbiamo. Senza questa ratio di base, il kit non ha assolutamente una sua razionalità. Ed ecco perché, ad esempio, il kit per pescare, quello per fare le trappole, armi di vario genere per cercare di catturare gli scoiattoli non vanno bene. Perché dalla regola del 3 sappiamo che potremmo in teoria andare avanti fino anche a 3 settimane senza mangiare. Mentre tendenzialmente le situazioni di emergenza che si verificano, che necessitano di un kit di sopravvivenza, durano circa 3 giorni, perché dopo 3 giorni le probabilità di sopravvivere sono talmente basse per cui, diciamo, si cerca di assolutamente risolvere la cosa nei primi 3 giorni, appunto per limitare i rischi e per limitare i gravosi danni che ne possono venire fuori. Quindi stare lì a cercare di pensare di pescare un branzino piuttosto che cucinarsi un cinghiale arrosto sono cose che sono molto al di fuori dalla realtà del contesto in cui un qualsiasi kit verrà ad essere utilizzato. Quindi caccia e pesca. Chiarito questo, allora, quali sono i criteri secondo cui andiamo a scegliere gli oggetti da mettere o meno all'interno di un kit? Primo tra tutti deve essere sensato rispetto al contesto in cui pensiamo di andare a usare quel kit. Seconda cosa, dobbiamo già saperlo usare, quindi averci fatto tutte le prove che ci vengono in mente, averlo testato sul campo, pensando che quando lo useremo probabilmente avremo freddo, paura, sarà bagnato, saremo in una condizione estremamente sfavorevole. La terza cosa che deve essere assolutamente affidabile, quindi non paccottiglia dell'ultimo momento, ma materiale di una qualità che sia in grado di reggere la sfida, ovvero di reggere il fatto che stiamo scommettendo su quegli oggetti specifici la nostra possibilità di tornare a casa. E quarto, devono essere quantitativamente idonei a quello che devono svolgere. Come ultima cosa, facciamo un esempio invece di come potrebbe essere fatto un kit fatto bene. Allora, abbiamo detto prima che deve avere un obiettivo, deve avere chiaro qual è l'ambiente in cui andremo ad utilizzarlo e le difficoltà che ci troveremo a superare. Allora, prendiamo il solito caso del kit da outdoor, il kit da bosco. Allora, l'ambientazione siamo noi nel bosco, situazione più o meno umida, per adesso lasciamo perdere, è stato inverno, anche se anche qui ci possono essere delle grosse differenze. Sappiamo che in questa condizione, persi nel bosco, ipotizziamo, il nostro obiettivo è riuscire a farci portare a casa, quindi farci soccorrere, piuttosto che riuscire a ritrovare la strada di casa entro 3 giorni. Questo è il nostro scopo. Le difficoltà che avremo in questo contesto saranno quella comunque di riuscire innanzitutto a mantenerci al caldo e successivamente quella di procurarci da bere e essendo 3 giorni l'argomento cibo e altre cose sono assolutamente ininfluenti. Diventano invece molto importanti le possibilità di navigazione e di segnalazione, cioè sapere dove andare, come andarci e farci notare nel momento in cui vediamo qualcuno che potrebbe essere lì e che potrebbe darci una mano e riportarci a casa. Avendo come prima priorità quindi il fatto di mantenere la temperatura corporea, assolutamente non dovrebbero mancare le coperte termiche e N modi diversi di accendere il fuoco in tutte le condizioni, con sufficienti esche da fuoco, fiammiferi e quant'altro. Tutti strumenti con cui dobbiamo avere una certa dimestichezza e che dobbiamo essere in grado di utilizzare, oltre che sapere come si fa il fuoco in maniera sicura e in maniera utile a tenerci caldi. Il secondo punto sarà l'acqua, quindi probabilmente pastiglie per la potabilizzazione o elementi che possono aiutarci a rendere potabile l'acqua, ad esempio la bandana che potremmo andare a utilizzare per andare a filtrare, oltre che essere usata per un sacco di altre cose.
Per la navigazione assolutamente indispensabile comunque la bussola per sapere almeno da che parte stiamo andando e per confrontarla con tutte le altre indicazioni che avremo, stelle, orologio e riferimenti naturali, per sapere se effettivamente la direzione in cui ci stiamo muovendo è quella corretta. E da ultimo la segnalazione, quindi assolutamente immancabile il fischietto, che è molto più affidabile, molto più funzionale rispetto allo specchietto o altre cose di questo genere. Poi ci sono ovviamente un sacco di altri oggetti che possiamo andare ad aggiungere con questo, però sempre ricordandoci qual è il contesto, quali saranno le difficoltà e che alla fine di tutto questo il nostro scopo non è fare del campeggio nel bosco per un tempo illimitato diventando delle specie di uomini primitivi, ma tornare il più presto possibile a casa. Per il discorso cibo, se siete proprio preoccupati da questa cosa qua, piuttosto che mettere gli elementi per dargli alla pesca o alla caccia, conviene a quel punto di portare direttamente delle barrette energetiche altamente caloriche, tenerne un paio in questo kit e attingere a quelle nel momento in cui se ne ha bisogno. Mi raccomando, allora, ricordatevi sempre: contesto, difficoltà, obiettivo, razionalità, non copiate le cose soltanto perché le ha fatte qualcun altro, ma metteteci sempre quante la testa e metteteci l'esperienza, quindi provate tutto prima ancora di avere la remota possibilità di doverlo utilizzare. Per adesso è tutto, ci vediamo alla prossima, fatemi sapere quello che ne pensate. Ciao!